Buongiorno signori, e alla fine, ridendo e scherzando, tra un argomento e l'altro, anche se non proprio meravigliosi, siamo arrivati all'antivigilia di Juventus Lazio. E quindi, dato che è la prima giornata in cui potrò schierare la rosa del Fantacalcio, ricordatevi di inserire la rosa del Fantacalcio e noi domani ci vediamo per la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, dove appunto inizieremo a capire qualcosina di più per la partita e magari anche per Pogba. Perché immagino che ci saranno delle domande, quindi sarà la prima occasione in cui un componente della Juventus, un tesserato della Juventus, risponderà ufficialmente alle domande su Pogba, a meno che prima della conferenza stampa non venga messa una sorta di veto e quindi parliamo della partita, non di Pogba, quella è un'azione, una situazione in divenire, potrebbe accadere qualsiasi cosa, concentriamoci sul campo. E credo che possa essere così perché ieri ha parlato Fagioli. E proprio in risposta a questa domanda ha dato questa risposta. Chiedo scusa per aver costruito la frase in un modo non proprio elegante. E quindi Fagioli ha detto: di queste cose non parlo, siamo concentrati unicamente sul campo, sulla Lazio che ha vinto contro il Napoli, ha perso le prime due e quindi vorrà cercare di recuperare terreno in uno scontro diretto. Stiamo attenti perché è vero che la Lazio ha soltanto 3 punti dopo 3 giornate, ma vincendo contro di noi andrebbe a quota 6, con noi a quota 7, quindi sarebbe già lì e noi andremmo ad allontanarci abbastanza dalla vetta o comunque dalla posizione che in questo momento stiamo occupando. Allora, voglio proporvi una riflessione che io considero abbastanza interessante, perché stamattina Giovanni Capuano su Twitter ha pubblicato questo screen. È praticamente un risultato netto di esercizio, un grafico molto probabilmente preso da Gazzetta dello Sport, visto il font e la grafica. E Capuano diceva perché la Juventus non ha quasi fatto mercato? Ad esempio per questo. Diamoci un'occhiata, cerchiamo di comprenderlo, perché quel meno 115 è la stima di quanto la Juventus andrà a dichiarare nel 2022-2023. Ricorderete che non è un numero buttato a caso, ma da tempo, da un anno, vi dico che la Juventus dovrebbe arrivare con circa 115 milioni. Perché l'anno scorso, dopo il bilancio, nelle note agli azionisti della Juventus progettava di arrivare con metà del debito rispetto a quello del 2021-2022, che era diventato il record per la Juventus, c'era un rosso di 239 milioni. La volontà della proprietà, appunto, era di dimezzare nell'anno successivo e di dimezzare ulteriormente l'anno dopo ancora. A maggior ragione dobbiamo aggiungere che la Juventus non è andata in Champions, non per risultati sportivi, ma per altro. Dobbiamo aggiungere che si sta vivendo comunque una situazione difficile dal punto di vista del mercato e che ci sono ancora strascichi degli stadi chiusi inerenti al Covid, quindi io credo che bene o male la Juventus da questo punto di vista abbia fatto un piccolo capolavoro. Ovviamente si ragiona dal punto di vista economico, non sportivo, non tecnico, però se questa era la volontà, meno male che sono riusciti a mantenere la stima per il momento di quello che si voleva fare e ovviamente anche andando l'anno prossimo ci saranno ulteriori risparmi. Ci sono le ricapitalizzazioni, lo sappiamo, 700 milioni tra il dicembre 2019 con 300 e 400 milioni del dicembre 2021. Basta dare un'occhiata al grafico per capire come a partire dal 2019-2020 e quindi discorso relativo al Covid è stato impattante perché 2021 c'è un netto, un bilancio in negativo di 227 milioni, quindi c'è stato il grande salto nel vuoto in quella situazione lì ed è stata una situazione sempre più in divenire. Io però vorrei prendere in considerazione l'arco 2017-2022, perché partiamo da un rosso di 19. Raddoppiamo l'anno dopo andando a 40, però sono ancora numeri abbastanza accettabili, sono poche le società di Serie A con un risultato positivo di bilancio, ma non è nemmeno quello che fa la differenza, l'importante è sempre il patrimonio netto, quindi la liquidità che c'è all'interno di chi gestisce la squadra. E poi è raddoppiato nuovamente, anzi di più, meno 93, poi è raddoppiato ancora, anzi di più, meno 227. In quell'arco abbiamo comunque vinto, perché 2017-2018 abbiamo vinto, 2018-2019 abbiamo vinto, 2019-2020 abbiamo vinto, e poi c'è stato l'anno di Pirlo, in cui si sono vinte 2 Coppa Italia, ma la Serie A no, e poi gli ultimi 2 anni da 0 titoli. Però abbiamo vinto, abbiamo non vinto, e nel frattempo abbiamo peggiorato i bilanci, con finalmente un'inversione di tendenza in quest'annata dove andiamo a dimezzare, ovviamente, le riserve, quindi il negativo, anche se al fronte di una campagna acquisti pazzesca,
praticamente nulla, non poco eccezionale o roba del genere, nulla, cioè c'è stato il zero. Quindi in questo secondo arco, perché dopo il primo lo prenderemo in considerazione, abbiamo vinto, non abbiamo vinto e abbiamo peggiorato. E adesso stiamo iniziando a tornare un po' indietro da quel punto di vista. Invece nel primo, che è il dato che va dal 2011 al 2015, abbiamo buttato le basi per vincere, abbiamo vinto e abbiamo migliorato i bilanci, perché siamo passati da meno 49 milioni a meno 16 milioni, a meno 7 milioni, ad andare in attivo, ad andare ancora in attivo e ad andare in attivo per 43 milioni di euro. Come abbiamo fatto a passare da un rosso di bilancio a un positivo e nel frattempo buttare le basi per vincere, vincere e migliorare appunto tutto quello che c'era, valorizzando i calciatori che c'erano. Perché? Perché io me la ricordo quella discussione che c'era tra 2010 e 2011, quindi i calciatori della Juventus sono scarsi, per tornare a vincere servirà tempo, serviranno altri calciatori, perché questi proprio non ce la si può fare. Non sto dicendo che si possa si fare uguale, identico con lo stampino, e quindi quello che si è fatto prima fare dopo, perché ovviamente ogni annata è differente, i calciatori sono differenti, non c'è mai questa insistenza, bisogna sempre ragionare con quello che c'è. Però, ovviamente, come all'epoca non era tutto da buttare, anche oggi non è tutto da buttare, ci sono delle basi importanti per la Juventus, anche con questi calciatori a disposizione, anche senza aver fatto mercato nell'ultima stagione. E quei giocatori che sono scarsi, non possono giocare nella Juve, che ne so, Barzagli, c'è un motivo se l'hai pagato niente, Chiellini alla fine non è diventato quello che ci si aspettava, Bonucci è stato un investimento sbagliato, Buffon ormai ha dato quello che poteva dare, Del Piero è un bollito, Pepe fa schifo, Marchisio è un ragazzino delle giovanili, cosa vuoi che possa fare? Sono diventati poi dei pilastri della Juventus vincente. Chi più, chi meno, chi è partito, chi è diventato leggenda. Del Piero poi ha salutato, però quei giocatori lì, che 1 o 2 anni prima, ma che schifo, ma che schifo, ma che schifo, sono stati valorizzati e sono stati portati a raggiungere dei livelli più elevati che quei calciatori comunque potevano raggiungere. E per fare questo si è aggiustata una sola cosa, la mentalità. Io credo che in questo momento la più grande mancanza della Juventus sia proprio la mentalità. Cioè, se io potessi esprimere un singolo desiderio relativo alla Juve, con la convinzione che quella cosa possa cambiare, vi direi: mi piacerebbe cambiare la mentalità della Juve di oggi, perché non mi piace la mentalità della Juve di oggi. Sempre le parole di Fagioli di ieri, quando gli chiedono: parlate di scudetto all'interno dello spogliatoio, Fagioli dice: no, il mister ci ha detto di rimanere comunque in scia. Il nostro obiettivo stagionale è arrivare nelle prime quattro, rimanere in scia a dicembre delle prime quattro, poi vedere come va. Che non significa comunque che non si possa vincere lo scudetto, io sono d'accordo con voi. Però, se posso essere onesto, non mi piacciono, perché provo a darvi un esempio comunicativo che mi potrebbe piacere di più rispetto al puntiamo a rimanere in scia e rimaniamo lì attaccati. Siamo una squadra più giovane rispetto all'anno scorso, non sappiamo dove possiamo arrivare, abbiamo un potenziale inespresso, dobbiamo tirarlo fuori, noi comunque faremo il massimo senza porci limiti. Non ho detto che la Juve deve vincere per forza, anche perché non lo penso che questa Juve debba vincere per forza, ma non ho nemmeno tagliato le gambe alla squadra e ai tifosi. Poi Fagioli potrebbe benissimo aver detto una bugia, magari loro dentro lo spogliatoio dicono scudetto, 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 scudetto. Però a me pare di vedere che l'ambiente in questo momento è molto distante rispetto alla volontà di provare anche a creare un po' di entusiasmo positivo, perché se non si riparte dall'entusiasmo, dalla mentalità e da dirci le cose in faccia, siamo la Juventus, perché siamo la Juventus, non siamo una squadra qualsiasi, diventa un po' difficile. Io me lo ricordo Allegri che dice: quando sono arrivati i giocatori erano bianchi come questo pallone, c'era paura di giocare una partita di Champions League. A me ora pare di vedere che la Juventus abbia paura di giocare le partite di Serie A, e Allegri secondo me è stato molto bravo a ridare quella mentalità europea che si era persa un po' nella Juventus, perché negli anni con Conte in Europa si era andati male, malissimo, male, malissimo. Invece Allegri in Europa è stato veramente bravo nel primo ciclo. E lì ci sono i meriti, secondo me, dell'allenatore che è riuscito a toccare i tasti giusti. Allo stesso tempo, Conte è stato bravissimo a ripristinare quella mentalità generale che in Italia poi ha fatto la differenza, con giocatori che sembravano da buttare via, sembravano impossibili da rigenerare, alcuni marci, alcuni arrivati a fine carriera, altri acquisti sbagliati. Invece no, perché ripartendo la mentalità si è ricostruito.
come Conte ha ricostruito quella mentalità per tornare a vincere in Italia, Allegri ha ricostruito quella mentalità per provare a competere in Europa. Ognuno, per un motivo o per un altro, è stato molto bravo. E a me manca, onestamente, quell'Allegri anche un pochettino sbruffone che parlava da vincitore a vincente. Vincano sempre gli stessi, vincano sempre quelli bravi, alla fine se uno vince c'è un motivo. Però bisogna saper perdere, bisogna saper vincere, bisogna anche saper ricostruire, come si è saputo ricostruire quella mentalità europea partendo da una base già strutturata di giocatori che credevano di essere forti all'interno del campionato italiano e stavano dominando il campionato italiano. Allegri, quando è arrivato 2 anni fa, si è ritrovato una squadra che aveva perso quelle motivazioni, quelle ragioni, tutte queste cose qui. Che Allegri non sia stato la scelta giusta per tornare a ricostruire un gruppo, questo è palese da prima che tornasse Allegri, e andatevi a rivedere i video, vi dicevo, sarei contento del ritorno di Allegri perché è comunque un allenatore che ha dato tanto alla Juve, ma se cerchiamo un allenatore che deve ricostruire non è assolutamente Allegri l'allenatore giusto, perché noi dobbiamo ripartire dalle basi. E purtroppo io, se guardo gli ultimi 2 anni, è proprio questa secondo me la più grande delusione dell'Allegri bis, perché quelle stesse sensazioni che avevo all'epoca sono sensazioni che ho anche oggi, e quindi secondo me proprio Allegri non è stato bravo a ricostruire, a ricompattare, a ridare quella mentalità che serviva alla Juventus. Quindi poi magari, ve lo dico, sono solo parole di facciata, sul campo raccoglieremo risultati, ci sarà una grande valorizzazione, arriveremo a giocarci lo scudetto fino all'ultima giornata, poi magari non lo vinceremo, ma l'importante è essere lì, a provarci, avere quella mentalità, quella grinta, quella struttura di guardare e di pensare che sia la Juventus. Se tutto questo accadrà io sarò felicissimo di rimangiarmi queste parole, però io ve l'ho già detto, io oggi non vedo i presupposti per tornare, non a vincere, ma a ragionare da Juventus, a ricreare la mentalità della Juventus. Anzi, io tutte le volte che sento parlare o lo stesso allenatore o i giocatori che cita l'allenatore, vedo sempre più volontà di proteggere degli operati che fino a questo punto, dal mio punto di vista, sono stati deludenti, perché non mi aspettavo di essere punto a capo lettera maiuscola dopo 2 anni completi e all'inizio del terzo essere qui a dire sì, però non vedi i presupposti, perché questa per me è la più grande delusione. Poi è ovvio che un ragazzo mi ha commentato su Twitter, mi ha detto le interviste vanno ascoltate e capite, e si è detto che si punta a stare nelle prime 4 in modo da giocarsi tutto negli ultimi mesi. Però ribadisco che secondo me c'è uno stile comunicativo che funziona e uno che non funziona. A me sentirmi dire stiamo attaccati così poi magari negli ultimi mesi chissà cosa può, che io non vedo perché bisogna porsi dei limiti. È il concetto che esprimevo nella prima conferenza stampa di quest'anno di Allegri: perché parlare di obiettivi minimi? Cioè, perché Giuntoli mi dà la sensazione di aver capito molto di più quello che significa essere la Juventus alla prima conferenza stampa dicendo non voglio parlare di obiettivi minimi, non ci poniamo limiti, e invece Allegri deve parlare di obiettivi minimi e quindi porsi dei limiti o comunque cercare di partire sempre più dal basso. A me viene da pensare che, dato che negli ultimi 2 anni si parlava di scudetto e non si è raggiunto, quest'anno si tira verso il basso, perché comunque se tanto poi non raggiunge lo scudetto si va presto a dire sì, però io l'avevo detto che l'obiettivo era quello, quindi cercare di difendere un operato. Non capisco perché non si possa semplicemente dire basta parlare di obiettivi, non ne abbiamo, vediamo quello che raccogliamo durante l'anno, l'importante è lavorare bene, lavorando riusciremo a raggiungere sempre risultati migliori e poi alla fine dell'anno vedremo dove siamo arrivati, perché noi non ci poniamo limiti. E ripeto, non si sta parlando di vincere. Quante volte ho detto la parola vincere? Io l'unica cosa che richiedo in questo momento è tornare a ragionare da Juventus, e per tornare a ragionare da Juventus non si passa solo dal campo, ma si passa anche dalle dichiarazioni, perché sennò la mentalità con cui poi arrivi a vincere, secondo me non riesci a ricrearla, se in primis anche gli avversari, sentendoti, non si spaventano, non sono intimoriti da quello che era il nome Juve, perché io me le ricordo le facce degli avversari nei tunnel prima di scendere in campo contro la Juve dei 9 scudetti consecutivi. La partita l'avevi già vinta lì, perché? Perché c'era una mentalità forte, mentalità che ad oggi purtroppo non vedo, e non vedo nemmeno la volontà di ripristinare. Invece dal punto di vista economico ci si sta muovendo molto bene per andare a raccogliere quegli obiettivi che ci si era prefissati. Poi è ovvio che per tornare a vincere serve anche una struttura economica solida, però l'abbiamo visto, abbiamo buttato le basi per vincere con un rosso, e comunque vincendo abbiamo migliorato valorizzando i giocatori che avevamo, dando loro una grande mentalità.
Il trucco per tornare a vincere è solo questo. In un momento di difficoltà economica, a maggior ragione, quello che c'è va valorizzato, senza dire ma che schifo, che schifo, che schifo. Certo, ci sarà dello schifo, ma c'è anche del buono. L'importante è tirarlo fuori a tutti i calciatori. Ciao.